Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Ritroviamo questa sera un nostro vecchio amico, Domenico Passalacqua. Ve lo ricorderete sicuramente, per chi non se lo ricordasse, Domenico Passalacqua era un nostro amico di Lucca, che ci era stato segnalato da Alessandro Massari, altro amico di Libri TV, perché insomma si dava da fare in modo, diciamo, tenace, ostinato, per richiedere l'applicazione nient'altro che della legalità nella sua città, Lucca, per quanto riguarda le opere, diciamo, di, tra virgolette, arredo urbano, urbanizzazione, strade, strisce pedonali, parcheggi disabili, ecco, affinché appunto i disabili, come è previsto dalla legge, abbiano un trattamento come in tutti i paesi democratici, che dia la possibilità a loro di poter transitare, camminare, essere protetti, nel caso appunto siano disabili in carrozzina, l'accessibilità, gradini, scivoli e quant'altro. Ecco, ne abbiamo parlato con lui, qualche mese fa ormai. Non sapevamo che ovviamente sulla scorta anche di questa attività civica, e potremmo dire anche con metodo radicale, perché poi lui, e per questo in qualche modo ci era stato segnalato da Alessandro Massari, si era messo a fare delle raccolte firme nella sua città, insomma si era fatto sentire al sindaco di allora, Alessandro Tambellini. E che è successo? È successo che c'era la tornata elettorale delle amministrative, che la domenica che verrà vedrà, diciamo, celebrarsi il secondo, di cui appunto vedrà celebrarsi il secondo passaggio, quello là del ballottaggio. Ecco, lui era candidato a una lista civica che si chiama Siamo Lucca, una lista sostenuta dal centrodestra, che prevede Remo Santini come sindaco. E appunto ci sarà il ballottaggio domenica prossima. Ecco, vorremmo parlare però con Domenico Passalacqua di che cosa? Beh, la premessa che abbiamo fatta, cioè quello di cui si è occupato Domenico, ha un senso, non soltanto per ricordare agli amici di Libri TV chi è Domenico Passalacqua e perché lo abbiamo già contattato, perché probabilmente ha un filo conduttore con un evento che gli è una cosa che gli è accaduta non molto simpatica qualche giorno fa, in piena campagna elettorale, lo dobbiamo dire, in piena campagna elettorale, vicini ormai al ballottaggio. Ecco, io do la parola a Domenico Passalacqua affinché ci descriva bene quello che è accaduto. Ricordiamo che Domenico, per quanto appunto non sembri, ma ha delle difficoltà anche fisiche, non so se è un'invalidità vera e propria, ma comunque ha dei problemi, lo dicemmo già all'epoca, quindi insomma delicato fisicamente per certi versi. A te la parola, Domenico. Buonasera a tutti. Niente, cosa è successo? L'altra sera, cioè il 20 di giugno, mi sono recato al confronto tra i due candidati a sindaco, Remo Santini e Alessandro Tambellini. Dopodiché, usciti fuori dall'auditorium della Banca del Monte, ci siamo ritrovati tutti lì in piazza, sia noi di centrodestra che loro di centro-sinistra. Il sindaco uscente Alessandro Tambellini era molto alterato, di cui verbalmente stava attaccando i propri esponenti, dicendo parolacce e dicendoli e sostenendo che non era stato abbastanza difeso e quindi che i suoi lo avevano un po' lasciato da solo, e tutto questo ad alta voce in questa piazza. Io mi sono avvicinato, perché ero già vicino, però mi sono avvicinato ulteriormente dicendogli se non si vergognava di dire certe cose in pubblico e se era giusto, visto il suo comportamento, che venisse votato dai cittadini lucchesi. A quel punto mi sono sentito tirare una gomitata, una spallata, un qualcosa alla schiena, dove io ho problemi molto importanti, di cui una stabilizzazione vertebrale e un elettrostimolatore midollare impiantato proprio perché serva per togliere il dolore finché riesce a farlo. E niente, dopodiché il sindaco è stato subito allontanato, io mi sono soffermato, ho visto chi è stato ad aggredirmi da dietro, addirittura c'è chi ha
ha visto e ha fatto alcune foto di questa persona che è arrivata a corsa, quindi di spalle, e niente, dopodiché questa persona si è allontanata immediatamente. Io mi sono poi avvicinato, visto che il sindaco era stato portato via. Sono andato da questi due esponenti del centro-sinistra, di cui conoscevo già da vecchia data, dicendogli che avevo trovato questa cosa di cattivo gusto, sia stato che fosse stato nei miei confronti che in confronti anche di altre persone. Queste due persone, tra virgolette, si sono scusate per l'accaduto, mi hanno chiesto chi era stato l'aggressore, gli ho indicato chi era perché io personalmente non lo conoscevo, ma lo ha riconosciuto, e dopodiché queste due persone si sono allontanate, sono andate a parlare con lui e dopo circa una quindicina di minuti sono tornati insieme a lui, facendogli chiedere scusa del suo comportamento nei miei confronti. E dopo che ci siamo stretti la mano, anche se non ho visto la cosa molto positiva, diciamo, perché non mi sembrava uno scusa molto sincero, è finita lì la cosa. E dopodiché io poi me ne sono tornato a casa mia e sicuramente anche l'altro avrà fatto la stessa cosa. La mattina successiva mi sono alzato per andare al lavoro dolorante, perché avendo ricevuto un colpo alla schiena, per me con il problema che ho è molto importante questa cosa. E niente, mi sono recato al lavoro, nel frattempo il dolore continuava ad aumentare. A mezzogiorno, quando ho staccato in pausa pranzo, mi sono recato al pronto soccorso, mi sono fatto refertare. Il medico ha ritenuto opportuno fare anche una lastra, visto quello che gli ho raccontato di avere come problematica alla schiena. Fortunatamente alla schiena non è risultati danni visivi con una lastra e mi hanno dato un antidolorifico e un riposo di 7 giorni. E poi all'occorrenza, se serve, se il dolore persiste, di farmi rivedere da chi mi ha seguito, quindi dal mio specialista. Credo che questo suo colpo sia dovuto dal fatto che già all'interno dell'auditorium e della Banca del Monte, dove c'era il dibattito, abbia fatto molto nervosire il candidato sindaco. E niente, e poi sicuramente anche tutte queste tematiche che io ho sempre tirato fuori, dimostrando sempre con verità e con visibilità di quello che andavo a dimostrare, cioè che ho sempre dimostrato dicendo che c'era un problema, probabilmente sono riuscito a scatenare una rabbia dalla parte loro verso nei miei confronti, ecco. Ho capito. Ci raccontavi prima che anche Striscia le Notizie sei riuscito a convocare lì a Lucca. Ecco, perché cosa? Diccelo. Sì, perché a fine anno 2016, quindi dicembre, è stato inaugurato un nuovo sottopasso in via Angrillini, che passa proprio sotto la ferrovia per rendere più accessibile il traffico, quindi che possa essere più scorrevole, ma non avevano tenuto di conto che da lì sotto dovevano passare anche le persone a piedi, quindi persone anziane, donne con passeggini e persone in carrozzina. Ho fatto un primo intervento con i giornalisti, non ero stato considerato assolutamente, di cui mi sono trovato costretto a fare intervenire il TG satirico Striscia la Notizia. Da allora, cioè dopo l'intervento di Striscia la Notizia, che finita la registrazione si è recata anche in comune a parlare con i responsabili, circa 20 giorni dopo hanno iniziato i lavori per risistemare la rampa pedonale, perché risultava come avevo denunciato. Quindi questa cosa è stata risolta e niente, tutta questa rabbia che vedo nei miei confronti sicuramente è una cosa che mi fa capire che forse ogni volta colpisco nel segno. Quindi tutto quello che veramente vado a denunciare, quando si arriva in fondo è sempre la verità, perché come avete già constatato anche voi più volte nel passato, ogni mia contestazione alla fine veniva dichiarato che
Era quello che dicevo. Certo. Non che Senti, no. senti il candidato sindaco della tua lista è Remo Santini. Sì. Sì. Se vincerà appunto Remo Santini, tu potresti avere un incarico all'interno del consiglio, insomma. No, allora, all'interno del consiglio no, assolutamente, perché ho preso pochi voti, Ah, hai quindi preso pochi voti. non posso rientrare nel consiglio comunale. Non so e non credo, sinceramente non è che sia molto favorevole anche ad avere un incarico, poi questa sarà una cosa che deciderà se eventualmente Remo Santini diventerà sindaco, ma quello che è certo è che se Remo Santini diventerà sindaco, io, quando ho fatto la scelta di andare con lui, gli ho portato un mio programma dove lui lo ha concordato, gli è piaciuto e non lo ha modellato né niente, quindi ha concordato il tutto e questo progetto andrà avanti. Auguro qualsiasi, ogni cosa buona, Domenico, per questa tua attività, per il futuro e soprattutto anche per la salute. Speriamo che questo dolore che tu adesso stai patendo passi quanto prima. Se vuoi dire Io una qualcosa in chiusura, vai, certo. cosa che vorrei precisare nei riguardi del signor Jacopo Massagli è il fatto che questi 2 giorni che io ho fatto fare questo articolo, lui ha anche replicato, è andato a dire un po' cose un po' diverse da quello che realmente è successo. Comunque, a tutto questo, siccome io sono una persona che ho sofferto per la mia disabilità, so cosa vuol dire soffrire. Quindi sicuramente non andrò a fare una denuncia perché non voglio che questo signore possa soffrire per lo sbaglio che ha fatto l'altra sera. Grazie ancora Domenico. Andiamo subito a montare questo video. Speriamo appunto che non ci siano grossi problemi. A risentirci e a ritrovarci su Libre TV.